35, la puntata 35 di questa quarantena, diciamo, nella quale cerco anch'io di farvi, aiutarvi a passare un po' questo tempo, a intrattenervi ogni pomeriggio. Allora, intanto che vi collegate, verifico anch'io che le connessioni funzionano e che non sia come ieri che non mi vedevate. Allora, vediamo. Datemi un segno comunque quando mi vedete. Allora, diciamo nella... Ecco, io mi sento, quindi dovrei esserci. Ciao Elisa, vedo i primi collegati, quindi benvenuti, ciao. Spero che anche stasera sarete in numerosi perché l'argomento è molto molto interessante, quindi vi suggerisco di esserci, così potrete anche interagire direttamente con l'ospite. Allora, bene, dovremmo esserci, quindi vi vedo. Allora, di nuovo buon pomeriggio e come anticipato, oggi ho qui come ospite Marco Gerosa, conosciuto come Astro Marco. Quindi oggi per cambiare un po' argomento, per non parlare sempre di muscoli facciali oppure altri argomenti con altri professionisti che magari sì, gli argomenti sono un po' non pesanti, ma comunque diversi. Per diversificare, oggi volevo portare un po' di spensieratezza, divertimento, e quindi ho pensato di invitare qui sulla mia pagina un astrologo che adesso invito qui con me. Quindi Marco, adesso ti collego, diamogli un benvenuto con tanti like, mi raccomando. Eccoci, ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao, ciao. Intanto grazie per aver accettato il mio invito, perché so che anche tu sei molto impegnato in questi giorni, hai molte interviste, ti seguo in giro, sei presente sulle varie radio, quindi grazie per essere qui con noi. Figurati. Allora, giusto per dire due parole su di te, tu sei per professione astrologo, quindi ci spieghi un pochino questo mestiere, perché magari qualcuno pensa che l'astrologia sia l'oroscopo del giornale che leggiamo ogni giorno, quindi ci spieghi un po' cosa fai. Sì, è uno dei lavori più antichi del mondo, nel senso che l'astrologo fondamentalmente nasce da un'esigenza umana, cioè che è quella dell'uomo primitivo che quando non aveva niente aveva un cielo sopra di sé e guardava le stelle. Dopo millenni di osservazione del cielo si è cominciato a capire come girava e soprattutto che relazione aveva il cielo con la vita quotidiana. Da lì poi, grazie anche all'avvento, ho fatto praticamente 5.000 anni di storia in 40 secondi, da lì poi con l'avvento della tecnologia ormai è possibile. Tanto abbiamo tempo, fino al 4-3 di maggio abbiamo tempo. abbiamo ormai la possibilità di stampare velocissimamente quelli che si chiamano temi natali, che un tempo si facevano a mano e tempi addietro si facevano sulla pietra e tempo addietro ancora si facevano a occhio. Ora, che cos'è il tema natale? Bisogna immaginare è un po' come fermare il tempo, perché quello di cui si occupa l'astrologia è quello, cioè il tempo, cioè che relazione c'è fra il nostro tempo e il tempo dell'universo. Allora, il nostro tempo, secondo la tradizione astrologica, viene fatto partire dal momento in cui noi veniamo alla luce. E quindi per quello in genere si chiede la data, l'ora e il luogo di nascita, perché sono delle coordinate spazio-temporali in cui noi iniziamo il nostro percorso temporale. Allora, da quel disegno che si chiama tema natale si inizia a vedere quali sono le caratteristiche, perché è uno stampo ed è uno stampo da cui deriva un carattere. Quindi non è per tutti uguale, come può essere appunto l'oroscopo, appunto è proprio in base all'ora di nascita, alla data di nascita, al luogo di nascita, quindi molto personalizzato. Sì, è totalmente individuale, compreso anche il caso dei gemelli, nel senso che quando, non il segno gemelli, ma le persone che nascono nello stesso momento, fondamentalmente poi non nascono contemporaneamente, nascono uno dopo l'altro, quindi è anche divertente capire, perché poi l'astrologo interpreta i simboli e i simboli hanno una svariata possibilità espressiva, quindi anche due persone teoricamente che sono nate allo stesso momento in due parti diverse del mondo svilupperanno lo stesso tema in modi diversi, perché poi c'è la vita. E la vita permette di percorrere quel tema in modalità diverse. Ora, l'oroscopo a cui invece siamo abituati, non è che sia, ce ne sono alcuni che sono assolutamente da evitare, cioè,
Io ogni tanto leggo quello della Gazzetta dello Sport, che è simpatico. Ma e questo è anche un po' il bello dell'astrologia, che si può fare a tanti livelli. Cioè, a livello professionale l'astrologia è molto simile alla psicologia, nel senso che si arriva anche a fare dei lavori di una profondità abissale. Ci sono delle branche dell'astrologia che sono più vicine alle pratiche esoteriche, quindi alla magia. Però poi l'astrologia ha anche un livello da bar, superficiale, in cui se uno l'astrologia la conosce, non è che dice delle falsità, è un'approssimazione del vero. Cioè, è chiaro che di tutti gli arieti possibili, quando tu fai l'oroscopo dell'ariete, ne intercetti qualcuno. È un'approssimazione. È chiaro che poi ci sono 6 miliardi di arieti come 6 miliardi di persone di tutti i segni e quindi poi lì bisogna andare a fondo. Però degli oroscopi fatti bene, anche generici, sono degli oroscopi che hanno un fondo di verità. Anch'io concordo con il fatto che noto che chi è dello stesso segno ha anche delle caratteristiche diverse. Poi, ovviamente, come dici tu, bisogna vedere l'ascendente e i vari pianeti. Io, chi mi conosce, sono una persona curiosa, infatti, quello mi ha portato anche alla pratica dello yoga facciale. E siccome sono curiosa, ho fatto anch'io qualche mese fa consulenza con Marco e devo dire che tutto quello che mi ha detto, io sono, non so se ti ricordi, sono Toro, ascendente Capricorno, mi hai detto che da marzo in poi avrò tanto lavoro, infatti è vero, e non c'era ancora la quarantena e che eravamo chiusi in casa, quindi da quando sono in casa a marzo davvero tantissimo lavoro e Mi quindi. fa piacere. Ecco, c'è un'altra cosa interessante da dire per la storia. Non vorrei annoiarvi, io non ho il polso di cosa sta succedendo per chi ascolta, però insomma. Allora, non hai la sfera di cristallo che ci dirai un po'. No, questa è l'altra cosa interessante dell'astrologia, che tu probabilmente hai vissuto in prima persona, che la parte più nota dell'astrologia è quella previsionale, cioè in genere si va dall'astrologo per sapere cosa succederà domani. Ora, in realtà è vero che l'astrologia può in qualche modo fare delle previsioni che non sono quelle della sfera di cristallo, assolutamente, però si può sicuramente fare delle proiezioni interessanti su quello che ci aspetta, ma c'è una parte più interessante dell'astrologia che è quella di lavorare sul carattere, cioè utilizzare Concordo. l'astrologia come strumento di conoscenza non del futuro, ma di sé. È vero, Perché concordo. noi interveniamo nella costruzione del futuro e interveniamo secondo una predisposizione, per cui sapere qual è la nostra predisposizione è quasi più importante che sapere qual è. No, è Però poi va benissimo anche l'astrologia strategica del cosa succederà domani. Perché no, è uno strumento. bene, allora intanto cosa abbiamo pensato oggi per il pubblico, diciamo, della mia pagina Bisinforma? Pensavamo appunto di se ci puoi dire un po' come la stanno vivendo i vari segni in questa quarantena e poi lasciamo un po' spazio alle domande se qualcuno vuole approfittare appunto di chiedere a Marco qualche domanda, possiamo poi lasciare alla fine qualche domanda in riservo, vediamo quanto sono curiosi i miei follower. Sì, anzi, io darei quasi precedenza alle domande, quindi se ce ne sono tu interrompimi pure, perché mi interessa di più lavorare Lo sul. vedo quando seguo qualche tua diretta, quando sei ospite, vedo che ti bombardano, che fai di non so come riesci a gestire tutte le domande. Finisco sempre col mal di testa, però allora, a livello di astrologia generica, sì, è interessante questo momento della quarantena, perché in qualche modo la costrizione allo stare a casa è come se facesse emergere alcuni lati del carattere che sono tipici dei segni e che in genere non vengono così fuori. Allora, per esempio, gli arieti, che sono dei segni assolutamente estroversi, che sono dei segni molto coraggiosi, che sono dei segni molto forti, in questo periodo di quarantena stanno vivendo, un senso di solitudine che appartiene all'ariete e anche segni, quindi non dico solitudine in senso negativo, ma in senso assolutamente del piacere di stare con sé e del capire la bellezza del stare con sé. Questa è una cosa che l'ariete normalmente a cui l'ariete normalmente non pensa, ma ultimamente sta venendo fuori moltissimo, quindi la quarantena fa molto bene. Il toro, di cui saprai qualcosa, credo. Il toro è ovviamente, essendo il segno più naturale dello zodiaco, cioè di quelli proprio attenti alla natura, intanto sta godendo come un matto, perché quest'idea che già il pianeta Terra sta meglio al toro piace.
Già che ci sia più tempo per fare le cose, al toro piace molto. Ci sia più tempo per... E il toro è un segno molto riservato, è un segno che ama i suoi confini, è un segno che ama i recinti. Per cui questa idea di essere recintato al toro non dispiace, è un Stiamo po'... bene da soli, isolati. Non è tanto un isolamento, devo No, dire, però una sorta di senso di protezione, cioè questo è il mio posto. Allora, un ariete che nella vita ha trovato il suo posto in questo periodo sta, un toro, scusa, che in questo periodo ha trovato il suo posto, sta benissimo. I gemelli sono un segno invece molto più schizofrenico, perché sono quel segno che deve sempre andare, che deve sempre muoversi, che deve sempre parlare, che ha bisogno di vedere persone. Allora, in questo caso al gemelli viene molto utile il web, perché i gemelli sono proprio padroni. Adesso tu mi hai fatto scoprire questa applicazione nuova che io non conoscevo, ma i gemelli le conoscono tutte e hanno Zoom, hanno Teams, hanno questo, con questo e si divertono su Instagram e seguono le dirette e hanno il personal trainer online. Allora, il gemelli rivive questa atmosfera di continuo movimento grazie alla tecnologia che devo dire per i gemelli è salvifica, altrimenti... il gemelli ha proprio bisogno di fuggire ogni tanto. Devo dire che sta iniziando per i gemelli anche un mese molto, molto proficuo. Quindi, rispetto all'inizio a febbraio, per i gemelli sta andando già molto meglio. Adesso, questa parte di aprile. Il cancro è un segno, è uno dei segni che sta meglio nella quarantena. Perché il cancro può stare a letto? Può stare a letto fino alle 11 del mattino, anzi potrebbe passare anche tutta la giornata a letto il cancro, cancro maschio, cancro femmina, qui non facciamo distinzione. Al cancro piace stare da solo, al cancro piace stare a casa, al cancro piace stare in famiglia, al cancro piace non avere orari e non avere impegni. E quindi il cancro, ne conosco tantissimi, clienti e non, che dicono veramente di non essere mai stati così bene. E con un certo senso di colpa preso, poi succedono cose anche brutte. Ecco, il leone invece è un segno che sta soffrendo un po' più degli altri, perché il leone è abituato a voler ricevere una risposta dal mondo e se il mondo gli è negato, allora il leone si trova da solo, sperso e dice adesso io a chi le faccio vedere la mia grandeur, a chi gli faccio vedere i miei muscoli, a chi faccio vedere di cosa sono Un po' capace. del tuo ego da mostrare. Sì, allora il leone è un po' un segno che da solo con se stesso fa fatica a volte, se non ha tirato fuori proprio. Poi ci sono anche i leoni molto passionali che a quel punto invece buttano tutta la passione e quindi danno il 200%, però ci sono tanti leoni che sono un po' persi e sono anche un po' incazzati, devo dire, nel senso che diventano irrequieti. Ecco, dopo il leone io sto seguendo la ruota dello zodiaco, Sì. Qua abbastanza classico, anche se... intanto stanno già scrivendo di tutto, solo che vedo che stanno scrivendo, ad esempio, Acquario, Ascendente Leone, però scrivete magari anche che cosa volete sapere, lavoro, o forse no, non so, che domande, come devono creare, formulare le domande. No, intanto devono essere domande, però se volete che vi possiamo anche ragionare su che cosa vuol dire acquario ascendente leone, nel senso che descriviamo che cos'è. Quindi se volete darci la combinazione segno ascendente ci divertiamo anche con quella. Passiamo alla Vergine, che è il segno invece che ama. Ecco, anche qua stanno venendo fuori alcuni aspetti dei segni, no? Cioè, della Vergine sta venendo fuori l'amore per le piccole cose, l'amore per le piccole... Quindi la Vergine è un segno molto rutinario, no? Ha sofferto inizialmente perché gli hanno tolto tutta la routine. Soprattutto gli ascendenti Vergine hanno sofferto molto perché improvvisamente tutte le abitudini sono state falcidiate. Allora, piano piano però la Vergine, visto che è anche un segno abbastanza filosofico, riesce a... ricreare la routine, riesce a ristabilire i suoi tempi e ama questa possibilità di stare vicino alle piccole cose della vita e quindi anche la Vergine è un altro segno che sta bene. Bilancia, la bilancia è un segno molto creativo, è però anche un segno molto sociale, quindi la bilancia ha difficoltà perché ha gli amici a distanza e quindi per la bilancia avere gli amici e non potersi occupare di qualcuno è veramente una cosa molto brutta, difficile da sopportare, però... C'è dall'altra parte il controcanto, che è il tirar fuori una grande potenzialità creativa, quindi una bilancia che inizia a studiare, cioè si rimettono a studiare cose nuove, si interessano di cose che avevano lasciato in sospeso, quindi bilancia molto attiva. Scorpione, lo scorpione è un altro segno irrequieto, è un altro di quei segni che sono nomadi, è un altro di quei segni che non possono stare fermi, è un altro di quei segni che tra l'altro hanno anche...
bisogno di tenere il segreto, hanno anche bisogno di avere le loro piccole vie di fuga, una zona di totale ombra che non può essere invasa. Allora, ci sono quegli scorpioni che sono in coppia e che, o insomma in famiglia, che non hanno una valvola di sfogo e che devono condividere tutto, stanno soffrendo come dei matti. Mentre ci sono invece degli scorpioni single, che secondo me sono anche quei furbi che ogni tanto escono dopo le 23, perché lo scorpione, ma ne ha bisogno, eh? Non è una questione giudicante, ma proprio lo scorpione ne ha bisogno, deve proprio andare ogni tanto via, al contrario del toro, no? È proprio il segno opposto al toro. Il sagittario è il segno dei grandi sportivi. Allora, c'è la versione sagittario, perché sagittario è un altro segno che fa tantissimo. Allora, c'è la versione di sagittario che ha già praticamente nell'ultimo mese risistemato tutta la casa, cioè è partito cambiando tutti i mobili, poi ha pulito tutto, poi dopo ha imbiancato, ha iniziato a cucinare, fanno 27 torte al giorno, 50, si occupano di tutto. Se possono, si occupano anche del palazzo intero, ci sono quelli che ormai fanno anche i volontari, vanno in giro a portare le mascherine, il sagittario deve muoversi, però il Sagittario lo fa anche in una maniera molto generosa, per cui in qualche modo il Sagittario sta trovando questa dimensione di movimento. Ogni tanto io ho un amico del Sagittario che l'hanno multato perché è andato a correre sotto casa e lui stava in un raggio di 200 metri, ma siccome l'attività agonistica non si può fare, l'hanno multato, però è proprio un bisogno fisico di questi Sagittari. Dopo il Sagittario c'è il Capricorno, che il Capricorno è un altro di quei segni che è più in discussione in questo momento di quarantena, perché il Capricorno è un segno molto attaccato al lavoro. Allora, per tutto quello che sta succedendo a livello di sistema, a livello anche di economia, il Capricorno ha le antenne un po' alzate, ma devo dire che questa quarantena fa molto bene al Capricorno perché lo costringe a pensare. E siccome non c'è niente che può togliere il Capricorno dal lavoro, fatto salvo quei Capricorni che comunque trovano un modo per lavorare lo stesso, quelli che sono forzatamente a casa, finalmente possono avere tempo per pensare. E se il Capricorno inizia a pensare, fa dei salti di qualità giganteschi. Dopo il Capricorno c'è l'Acquario, che non pensa invece così tanto come Capricorno. L'Acquario è un altro di quei segni che hanno la giornata piena, perché l'Acquario ne inventa una al secondo. Cioè, l'Acquario è un altro di quei segni estremamente dinamici, estremamente sociali, ma anche dediti al sacrificio. Questa è una delle qualità dell'Acquario che sta uscendo fuori in questo momento. Cioè, l'Acquario, che è un segno di libertà totale, in una condizione di sacrificio sta bene, perché l'Acquario sa, conosce il sacrificio e quindi anche da quella parte può arrivare l'accettazione della solitudine come momento per far nascere qualcosa di nuovo, perché l'Acquario poi questo vuole fare, creare, inventare. Quindi Acquario in fase inventiva, tra l'altro con un Marte meraviglioso per tutto il tema, quindi l'Acquario anche in gran forma fisica. I pesci, che sono quelli che chiudono lo zodiaco, poverini sempre, vanno a aspettare fino alla fine, in questo caso devo dire che i pesci, che sono un po' il senso di questo virus, no? Cioè, questo virus ha proprio il sapore pesci, no? Perché il pesce è il segno legato alle malattie, agli isolamenti, agli stati di solitudine, agli stati di attesa, al dubbio perché nessuno capisce cosa sta succedendo. Allora, il pesce per la prima volta si sente a casa sua, cioè in questo mondo che è diventato matto, dove non c'è più nessuno per strada, dove c'è silenzio, cioè se ti affacci alla finestra non senti più niente. Allora, il pesce da quando è nato che sogna un mondo così e tutti gli danno del matto. Adesso finalmente il pesce dite: vedi che i matti non siamo noi, ma siete voi, perché un mondo così può esistere. Quindi, pesci ispiratissimo. Benissimo, fantastico. Abbiamo fatto tutto il giro. Aiuto! Tutto il giro si è quasi tutto pieno di domande. Allora, vediamo, te ne prendo qualcuna intanto. Allora, qua intanto stanno confermandosi anche, sì, mio marito scorpione è vero, è così, invece sono toro, preferisco stare a casa. Poi vediamo. Allora, lui Capricorno e lei Sagittario, ascendente Vergine, ha qualche possibilità nel fruttare una relazione? Quindi lui Capricorno e lei Sagittario, ascendente Vergine. Allora, devo dire, sulla carta funziona bene soprattutto perché l'ascendente Vergine tiene un po' a bada il Sagittario,
perché la Sagittario spesso ha sempre questa volontà dell'impresa impossibile. È una coppia che comunque ha bisogno di lasciarsi i suoi spazi, cioè ognuno è di questi due segni, è totalmente legato alla propria indipendenza e la difende con le unghie e coi denti. Quindi questa relazione funziona se ci sono delle chiare limitazioni all'invadenza altrui. Quindi soprattutto il Sagittario a volte rischia di essere un po' invadente nell'altro, il Capricorno non te lo concede. Ok, poi ci dirà se Grazie. così. Allora, poi qua chiedono Leone ascendente Bilancia, cosa puoi dirci di questa? Leone, ascendente bilancia, non so di dove sia, di dov'è, cosa sai di dov'è questa Non persona? so, Monica, scrivici, non mi Monica, ricordo. cara, Leone, ascendente bilancia, sei la più buona di tutto il tuo quartiere. Perché Leone, ascendente bilancia, è una delle coppie più di, del, della coppiate più di cuore che c'è. Cioè vuol dire essere buoni, essere generosi, essere di sani principi, avere dei grandi ideali. Con direi anche una certa aspirazione all'immortalità, no? Cioè Leone ascendente bilancia sogna di diventare immortale e attenzione, attenzione, perché se il sole gli cade in decima casa, ma questo non posso saperlo così a mente, però c'è una buona probabilità che il sole cade in decima casa e quindi vuol dire che le piace molto comandare. Monica, Assolutamente. è così? Sì, Poi sì, sì. c'è Diana, Acquario, ascendente Toro. Oh, questa è una coppiata che conosco molto bene. In una parola, è una grandissima lavoratrice. Cioè, Acquario, ascendente Toro non può smettere di lavorare e tra l'altro fa anche lavori bizzarri spesso, no? Con questa però simpatica dissonanza, nel senso che mentre l'Acquario è un segno comunque che non vuole troppi formalismi, non vuole neanche essere chiamata fidanzata, non vuole... E quindi ama la propria libertà e sicuramente ama anche stare fuori dalle regole formali dei rapporti. L'ascendente Toro invece vuole una coppia, quindi lei è divisa perché ogni tanto vorrebbe stare in due, però non troppo, però non per... ecco, con un certo grado di riservatezza, soprattutto nella vita sentimentale, c'è grande riservatezza. Quello che succede nel privato, nel pubblico non esiste che venga messo fuori. Poi c'è Tiziana Gemelli, ascendente bilancia. Poi siamo al top della socialità, gemelli ascendente bilancia vuol dire socialità, comunicazione, movimento e quindi se devo trovare un difetto, il difetto sta nella fatica a esprimere i propri sentimenti perché preferisce gemelli ascendente bilancia che l'altra persona li capisca immediatamente, cioè piace a questa combinazione d'aria che si creino nel silenzio, in uno sguardo. Dei fili sottili di comprensione, cioè dove gemelli ascendente bilancia dice ok, quella persona sa esattamente chi sono io. Questo è fantastico. E poi chiedono Acquario, ascendente Acquario, come sarà l'amore? Allora, per queste domande mi servirebbe la data Sì, di nascita, infatti. quella più precisa. Ricordo comunque a tutti, io poi lascio i contatti, ovvero mi dici tu dove posso indirizzarli, tu non so se hai un sito o la pagina Instagram, dove preferisci che le persone ti seguano e ti trovino. Sì, è meglio la pagina Instagram con l'avvertenza che chiaramente i messaggi che arrivano lì sono messaggi di questioni professionali perché non posso Certo, permettermi di ho rispondere. visto che hai anche un sito, non so Ho se... un sito, però... Ok, Instagram sei più attivo, quindi li indirizzerò lì così Sì, possono oppure c'è seguire. un indirizzo email, ok? Cioè se qualcuno vuole una consulenza professionale, sì. Non mandatemi domande casual perché... No, vabbè, certo, tu fai... No, ma succede e sarebbe anche comprensibile, ma io non posso stare È dietro. come a me che chiedono, mostrami l'esercizio per questo, mostrami per quell'altro. Esistono corsi e noi facciamo appunto queste puntate per dare giusto due chicche, però poi è giustamente è la nostra professione. Se uno vuole una consulenza più approfondita, la Sì. si fa. Allora, abbiamo poi, vediamo, io per l'Ariete vorrei sapere qualcosa nel settore lavoro, è la stessa cosa di prima. La data di nascita, sì, volentieri. Vergine ascendente bilancia, non so se l'abbiamo già detto, non mi No, ricordo. Vergine ascendente bilancia non l'abbiamo ancora detto, direi che questa è una coppiata di quelle proprio da brava bambina. Cioè, Vergine ascendente bilancia è una...
c'è un'attenzione alle regole, un'attenzione al perfezionismo, e direi anche un'educazione totale, che fa veramente di questa accoppiata una delle più, ligie di tutto lo zodiaco. Spesso tutta questa grande razionalità di Vergine ascendente Bilancia diventa follia d'amore, perché tutte le follie che non si concede Vergine ascendente Bilancia durante la vita quotidiana le cerca poi in un amore scapestrato. Allora a volte si innamorano dell'artista pazzo. Perché ho sconclusionato? Perché poi la Vergine ama mettere a posto le cose e anche le persone. Quindi appena trova qualcuno che è un po' svalvolato, la Vergine arriva felicissima e disistema le valvole, no? Allora, invece, la realtà di Vergine ascendente Bilancia, più si concede lei un po' di follia, o lui, non so chi sta scrivendo, meglio è. Oh, poi c'è addirittura questa domanda. Sono gemelli, dovrei tornare a casa in Città del Messico, sono bloccata a Bergamo. Quando partirò? Non è È data che... di nascita, perché non posso risponderti Ah, così. ma puoi rispondere a queste domande quando... Proviamo a vederlo, perché non. Caterina, quindi scrivi la data di nascita. Allora, poi sono una bilancia ascendente scorpione. Felice in questo periodo, sono una viaggiatrice tutto l'anno per lavoro. Lo credo. Bilancia ascendente Scorpione, che è un po' divisa fra la purezza e il fango, cioè ogni tanto le piace buttarsi nel fango, molto riflessiva come accoppiata. Bilancia ascendente Scorpione diventa quasi meditativa e quindi sicuramente è una nomade che ha voglia di andare, ma la bilancia può in realtà qualcosa di stabile, prima o poi lo vorrà. Poi, e scorpione, ascendente scorpione. Allora, c'è una regola interessante, no? E quando ci sono appunto lo stesso segno. Quando il segno uguale all'ascendente, questa scrivetela nei muri, no? Perché non ve lo dicono quelli che fanno. Quando il segno uguale all'ascendente, quindi scorpione, ascendente, scorpione, bilancia, ascendente, bilancia, eccetera, eccetera, si dimezza il valore del segno. Cioè vuol dire che sei un po' meno scorpione. Ah, non E aumenta il doppio. anzi, perché tu inizi a incamerare i valori del segno opposto e quindi scorpione, ascendente, scorpione diventa un po' il suo opposto, cioè toro. E quindi è uno scorpione un po' mansueto, cioè uno scorpione, certo che sicuramente vive quelle dinamiche di gelosia, possesso, confusione territoriale, quando è qua vuole andare di là, quando è di là vuole stare qua, però è uno scorpione che sta un po' più in pace rispetto allo scorpione standard. Poi qualcuno chiede come si fa a sapere l'ascendente, giusto? Allora, a livello tecnico l'ascendente è quel segno che sorge all'orizzonte, cioè a est, quando voi nascete. Quindi se tu nasci, diciamo, se tu nasci oggi all'alba, cioè quando sorge il sole, all'alba c'è esattamente il tuo segno. Però, a parte questo discorso, direi che ci sono un sacco di siti dove tu inserisci i dati e ti viene i più affidabili. Fra i più affidabili, tanto sono gratuiti, senza interesse che non è pubblicità occulta, ma sono siti gratuiti. Uno si chiama astro.com o astrodienst, perché è tedesco, astrodienst.com, oppure astrotem, scritto THEME alla francese, astrotem.fr. Inserite i vostri dati e vi compare l'ascendente. Bisogna sapere l'ora di nascita. Bisogna sapere assolutamente l'ora di nascita di. Sappiate che l'ascendente si sposta di segno ogni 2 ore, quindi se uno è nato la mattina alle 7, in genere l'ascendente è uguale al segno, poi dipende da se è estate o inverno, insomma. Chiedono bilancia ascendente toro, ancora qualcuna, poi sì, se no qua andiamo avanti ancora Ascendente un'ora. Toro è interessante perché è una combinazione venusiana, cioè una combinazione di Venere. Quindi Bilancia Ascendente Toro è una persona che ha bisogno di stare nella bellezza. A parte essere attratta dalla questione di bellezza, però è assolutamente una combinazione che ama tutto ciò che è bello, armonico, pacifico, comodo. Sì, armonico. E invece poi qua scrivono Ariete ascendente cancro. Ah, Ariete ascendente Cancro è il maschio, è una donna o È una donna. un uomo? Allora, Ariete ascendente Cancro, perché lei è sia maschio che la femmina, no? Cioè Ariete ascendente Cancro è una combinazione che ha uno dei segni maschile più forte, cioè l'Ariete, e poi un grande segno del femminile, che è il Cancro. Allora, lì vuol dire avere
sia il maschio che la femmina dentro. E quindi oscillare continuamente fra questi momenti dove uno si sente guerriero, guerriera in questo caso, e dei momenti in cui invece prevale la dolcezza. Quindi lei è una, non so se hai presente in quei film che, dove vedi quei film orientali, no? Dove ti fanno vedere questi grandi combattenti, queste ninja orientali che quando danno il taglio con la spada poi escono tutti i fiori di ciliegio. Ecco, Oriente Scendente Cancro è questa immagine qua, è una spada di fiori. Allora, vediamo ancora qualcuno. Non so se ti può essere di aiuto. Qualcuno scrive Toro 12 maggio. Se hai bisogno anche della No, sì, anche data, anche dell'anno. una. No, non so la domanda. Toro 12 maggio. Lo so che sei del toro. Posso dirti Toro 12 maggio? Vediamo un po'. L'unica cosa che possiamo tirare fuori da un Toro 12 maggio è che probabilmente l'anno scorso è stato un anno di grandissima rivoluzione. Questa è l'unica cosa che ti posso dire, e ti posso dire che anche l'anno prossimo invece sarà un anno ancora di variazione. Quindi Toro 12 maggio, che è in una fase di. Insomma, molte conquiste le ha fatte l'anno scorso, direi che quest'anno va anche bene, però non sei ancora alla conclusione di tutti i tuoi progetti, anzi, ne partiranno di nuovi l'anno prossimo, però 2021. E invece Tiziana, 17 giugno, lei è gemelli ascendente bilancia. 17. Gemelli è quella di prima, 17 giugno, però ci manca l'anno. 80 dell'80. Ah, 17 giugno 80, ma non abbiamo una domanda. 17 giugno. Lavoro. Lavoro. 17 giugno 80. Questa domanda tecnica. Allora, lavoro, direi che a partire dall'estate finalmente una quadra sul lavoro la riesci a prendere, perché gli ultimi 8 anni sono stati drammatici in generale, per cui lavoro dall'estate. Inizia un'impennata che andrà avanti per 2 anni. Bene. Eh sì, quindi. Come potete vedere, sì, conoscendo appunto nel dettaglio, Siamo in dandogli. superficie, perché siamo ancora. Sì, infatti, quindi per chi è interessato, consiglio di approfondire perché è molto interessante scoprire proprio parti di sé che magari le teniamo lì, invece dal tema Natale ci dice che le dobbiamo far emergere, esplodere. Mi ricordo proprio sulla mia consulenza quello che mi diceste tante cose veramente molto interessanti. Allora, Toro ascendente Leone, il mio ex Sagittario, ci stiamo risentendo. Cosa dici? Ci diamo una seconda occasione? Guarda, queste sono le domande da fare al mago, che Sì. non sono, però insomma, Toro Ascendente Leone è decoccio, come si dice a Roma, nel senso che fischia prima che cambia idea, ci vuole un sacco di tempo. Allora, cara Toro, l'unica risposta da darti è: se sei innamorata, te la puoi pure dare, non farti trattare male, e soprattutto Toro Ascendente Leone ogni tanto deve anche accettare che si può cambiare idea o si E può. lui è Sagittario. E Sagittario l'idea la cambia volentieri. Toro Ascendente Leone invece si fissa. Allora le fissazioni non vanno mai bene. Ok, vediamo ancora due, poi pian piano andiamo verso il termine perché sennò lo so che poi tutti vorrebbero sapere perché è molto interessante. Allora, abbiamo 18 marzo del 72 e chiede come andrà l'amore. 18 marzo 72. Vedi come cambiano le domande sui segni, no? Il Gemelli ti chiede il lavoro, il Pesci ti chiede immediatamente l'amore, perché Pesci è proprio segno d'amore. Direi che questo è uno degli anni più fortunati, tanto per incominciare, in generale per la tua persona. Mentre la vera rivoluzione, 18 marzo 72 mi stai dicendo, Esatto. e l'anno prossimo è un anno da fidanzamento garantito. Io direi che quest'anno è donna? Sì, è donna, Morena. Io direi che intanto quest'anno è l'anno ideale per trovare una persona. A parte che un anno. Cioè, scusa, sto Se uno guardando è già questo. in coppia, ad esempio, se No, già ma. sposata, adesso non so, non la conosco, Morena. No, io a prescindere, però, devo dirti, Morena, che una combinazione così bella. Cioè, già da questo anno, ma anche il prossimo, è uno dei più belli della tua vita. Bene. Una roba incredibile, esplosiva, eh. Bene, ci fa piacere sentire Direi queste anche
cose. Comunque, al di là direi che la vera rivoluzione d'amore sarà l'anno prossimo, però quest'anno già col maschile va da Dio, e quindi insomma si può iniziare anche dalla parte Eros e poi arrivare a sistemare, però insomma è una situazione d'amore meravigliosa, cioè io pagherei per avere questi pianeti che non ho. Poi Bellissimi. chiedono, bene, Morena fortunata, chiedono il 20 aprile se è cuspide, ma che appartiene il 20 aprile? Di che Dipende dal. anno, Marinella? Bisogna Dipende sapere dalla. l'anno. Cioè, voglio dire, la cuspide di per sé è un concetto abbastanza inesistente, nel senso che se o sei al grado, l'astrologia lavora sui gradi, perché è un cerchio, quindi ogni cerchio zodiacale ha i suoi gradi, o sei al grado 29-59 di un segno, o sei al grado 00 dell'altro segno, quindi la cuspide di per sé non esiste. Questo dipende dall'anno, dal giorno. Ok, ci scrivi Marinella o non, sì, Marinella l'anno. Gli ultimi due, allora diciamo, prendiamo chi avevo visto, Tatiana, 18 settembre del 77. Vergine, che domanda abbiamo? Allora, Niente. intanto ti posso dire che anche tu, ma tutti fortunati i tuoi follower, è possibile. Allora, attenzione, poi fortunati dobbiamo stare attenti, però tendenzialmente direi dall'estate grande senso di forma fisica, grande ripresa, perché anche qui siamo in uno di quei casi che ultimamente è stato abbastanza massacrato dal punto di vista fisico, però qui c'è un'importante ripresa lavorativa, un'importante ripresa sul piano fisico, ma soprattutto c'è il bisogno di, c'è quasi un'esplosione di energia già a partire di quest'anno. Allora, la Vergine, però, le rivoluzioni non piacciono tanto. Per cui sappi, cara Vergine, che anche se per caso quest'anno la vita ti propone dei ribaltoni, che sulla carta ti sembrano folli, questi sono assolutamente nel tuo interesse. Quindi accettare la rivoluzione e il cambiamento è una regola fondamentale quest'anno per uscirne bene, altrimenti quello che sulla carta è oro diventa molto difficile da superare. Quindi occhio, perché se la Vergine fa resistenza al cambiamento, il cambiamento diventa una tragedia. Quindi non resistere, perché ti aspettano cose meravigliose. Ok, ancora l'ultima, poi ripeto, se siete interessati ad approfondire, vi do poi i contatti di Marco. Allora, c'è Alessandra 15 11 74 e chiede: io voglio un lavoro nuovo. Arriva? 6-4. 15 novembre 74. Allora. 15 11 74. A 7-4. 74, sì. Avevo dato 10 anni in più, povera. Allora, 15, 15, 74. 74. Io voglio. Vedi com'è lo scorpione, come cambia le donne. Cioè, lo scorpione dice: io voglio un lavoro nuovo. Caro scorpione. Allora, premettiamo che vuoi un lavoro nuovo perché l'ultimo anno il tuo lavoro è stato una spina nel fianco. Per cui la prima indicazione che ti do è che intanto tutta questa fatica lavorativa che hai vissuto nell'ultimo anno, quindi anche già tutto il 2019, è finita. Per cui può darsi che già il lavoro che hai non sia più così antipatico come l'hai vissuto ultimamente. Ma nel caso tu volessi cambiare lavoro, io direi che già a partire da questo, ma teoricamente. Allora, devo dire, teoricamente il momento più indicato sarebbe la primavera dell'anno prossimo, però hai già delle buonissime anticipazioni già a partire dalla fine della primavera, per cui mettiti in moto, ma sappi che potrebbe anche migliorare molto il lavoro che tu hai adesso. Non è detto che tu debba cambiare. Ok, e ancora per rispondere a prima alla signora che diceva della domanda sul cuspide il 20 di aprile, mi ha dato l'anno del 68 e le scrive che diversi oroscopi le danno toro. Che poi il toro non inizia il 21 o il 22? Dipende dall'anno. Allora, perché noi usiamo questo libro, no?
Mamma mia, geroglifici. 20 Questa è allora 20. aprile 6-8. Allora, 20 aprile siamo al limite, quindi cara, ci devi dare obbligatoriamente l'ora, perché tu sei al limite e se sei nata prima delle 6, credo, del pomeriggio, Nell'orario, sì, se ma ti... siamo proprio in questi casi limite dove l'ora fa tanto. Ok, intanto che aspettiamo allora ancora uno. L'ultimo, che segno ancora non abbiamo detto, diciamo Cinzia, 22 6, 3. dicembre 73. 22-12-73. 7, 3. Continuo a dare 10 anni in più. 22, 12, 7, 3. Siamo a un bel Capricorno. Arca, anche qua siamo al limite, perché anche qui potrebbe essere o Capricorno o Sagittario, dipende. Ma c'è una domanda? No, ha solo scritto Cinzia, cosa vuoi sapere? Ah, scusami, il lavoro lo cambierò anche, ecco, il... Allora, qui c'è la risposta è molto chiara, evita di cambiarlo quest'anno. Ok. Anzi, che sarebbe l'altra risposta, cioè se vuoi cambiare quest'anno rischi di andare dalla padella alla brace. Quindi la valutazione deve essere attentissima. Io accetterei di stare in uno stato anche di lavoro un po' non così soddisfacente, perché l'idea è che non sei molto lucida in questo momento. Allora, alle 10 del mattino il cuspide, il discorso del toro del 20 aprile 60, cos'era? 68, sì. Allora, guarda, faccio proprio servizio, lo inserisco nel mio database così lo mettiamo senza. Una volta per tutte lo saprai. Sta facendo un servizio extra perché appunto di Davvero. solito fa le consulenze private, queste cose. Sì, no, è solo una questione di tempo che mi spiace togliere, però tanto già siamo qua, quindi. Allora, vediamo un po', perché qua devo anche capire dove inserirti. Allora, intanto siamo un'ottantina di persone collegate. Ma dai, mi spiace che non posso vederne neanche una. Tra l'altro, io avrei bisogno un po' di ginnastica facciale, perché. Cioè, qui c'è. Prossima volta voi siete tutte esperte, quindi, cioè, avranno tutto un viso bellissimo. Sì, tutte dimostrano anni in meno. Ma pazzesca questa cosa. Allora, uff. Ecco, Mamma facciamo mia. così. Allora, ti chiedo la cortesia di ripetermi la data. Certo. Allora, 20 aprile del 6-8-68. Ok. Data di ora di nascita 10 del mattino. Così togliamo i dubbi per sempre a Marinella. Grande Marinello. Allora, poi. Tutte che vogliono sì lavoro, in questo momento tanti chiedono lavoro. Lo chiedo perché è un momento difficile. Però allora direi che siamo. Aspetta, dove che ti ho messo? Ci vuole il rullo di tamburi perché qua è stato un parto. Aspetta. Rullo di tamburi, possiamo decretare che sei senza ombra di dubbio già nel toro, ascendente cancro. Basta, devo anche dire, però Scrivetelo, vedi, toro, ascendente, cancro. questo ci può essere però d'aiuto a spiegare questa astrologia, perché è vero, sei del toro, perché quando sei nata il sole era già in toro, ma lei è una toro con Mercurio in Ariete, Venere in Ariete, Saturno in Ariete, Chirone in Ariete. È chiaro che è un toro che poi per metà è già dell'Ariete, no?
Il sole è del toro, va bene, quindi tu sei toro, leggiti gli oroscopi del toro, però sappi che anche l'oroscopo dell'ariete a volte parla di te, perché c'hai quattro pianeti in ariete. Oh, qua ti dicono che sei splendido, infatti confermo, e fare una consulenza con Marco è davvero una bellissima esperienza, scopri tante cose anche di te e ti va a confermare anche il passato, diciamo, quindi per chi ha occasione assolutamente lo consiglio. Infatti qualcuno vedo che ha già fatto consulenza con te, che scrive strepitoso, quindi già ti conoscono. Allora salutami. Bene. Sì, bene, io direi di terminare qua, non vorrei che approfittassimo troppo del tuo tempo, anche perché so che a breve hai già una consulenza, quindi mi hai dato disponibilità un tot, quindi per chi vuole adesso metto i contatti di Instagram di Marco e potete andare a sbirciare le sue dirette o comunque scrivergli se volete appunto una consulenza. E niente, allora speriamo che questa quarantena finisca presto, così possiamo... Ti sei bloccata? Sì, Mi vedi, ci sei ancora? ti sei bloccata, adesso sei, Sì. ci sei. Ecco, no, ho detto che speriamo che questa quarantena finisca il prima possibile, così riprendiamo i nostri lavori, gli amori, i viaggi. Sì, questa quarantena consente però a tutti di recuperare molto amore per se stessi, perché è molto raro avere così tanto tempo per noi e con noi, e quindi approfittatene. Bene. Ok, Marco, è io stato un ti piacere. Grazie. Voglio salutare anche chi non vedo, quindi grazie. Spero di essere stato d'aiuto in qualche modo. E Assolutamente sì. grazie Grazie mille. Alla prossima, buona serata. a te. Ciao. Ciao Marco. Cosa devo fare? Devo schiacciare No, la croce? adesso vengo io e Sì, tu. svanisci. Sì. Ok. Ciao. Eccoci, allora i più fortunati hanno potuto godere della consulenza di Marco, invece chi invece vuole della mini consulenza, poi ovviamente qua c'è un discorso da approfondire perché Marco poi ti dice dove hai i vari pianeti, i vari segni, in quale pianeta, anche quello va a contraddistinguere un po' il carattere. Comunque, adesso vi lascio i suoi contatti così potete andare anche un po' a sbirciare oppure seguire qualche sua diretta perché lui è spesso ospite anche sulle radio. Su Instagram e quindi potete vederlo, contattarlo. Spero che vi sia piaciuto questa puntata un po' diversa, un po' più spensierata, ma sicuramente divertente perché appunto Marco è un ottimo professionista e ci ha intrattenuto in modo molto carino. E niente, noi ci vediamo domani con una nuova puntata e domani pensavo di mostrarvi un po' come spalmare la crema con un mini massaggio. Quindi, in caso tenetevi vicino una crema o l'olio, quello che preferite, e faremo un piccolo massaggio al viso. Ok? Grazie per aver seguito questa diretta e ti auguro una buona serata. Ciao ciao, a domani, sempre alle 5:30, ovviamente. Ciao!